Ok, allora sì, riprendiamo da questo teorema di isomorfismo, se volete ve lo enuncio nuovamente, cioè se voi avete due gruppi, se non so, A e B sono gruppi vuol dire che c'è un'operazione che è associativa, ha un elemento neutro, ha l'operazione inversa, gruppi ordinati. Vuol dire che c'è un ordinamento che rispetta l'operazione di gruppo, vuol dire che cioè, se pensate, se due elementi sono ordinati e li moltiplicate per un elemento del gruppo, rimangono ordinati rimangono nello stesso ordine, totalmente ordinato significa che tutti gli elementi si confrontano, vuol dire che gli elementi possono essere messi su una linea, idealmente. Perché dati due elementi, uno dei due è più grande dell'altro. Quindi gruppi totalmente ordinati, densi. Densi vuol dire che tra due punti ce n'è sempre uno, tra due punti diversi ce n'è sempre uno strettamente compreso. E continui. Continui è la proprietà più complicata, significa che se voi prendete due sottoinsiemi di questo gruppo, in cui tutti gli elementi di un sottoinsieme sono minori di tutti gli elementi dell'altro sottoinsieme, sono non vuoti, allora c'è un elemento di separazione. Ok, allora questi gruppi totalmente ordinati, densi e continui, se io fisso, questi hanno un elemento neutro, entrambi, fissato U in A e M in B, esiste un'unica funzione, che sarebbe il nostro isomorfismo da A in B, con la proprietà, con queste proprietà. Uno, che F di U è uguale a M, cioè si fissa il valore in un punto. Due, dunque U, diciamo che U è maggiore dell'elemento neutro di A, chiamiamolo 0, facciamo finta che ci sia la somma sua, o se volete chiamatelo E, l'elemento neutro. Prof, mi E scusi, ma sì, mi ho sa che ha smesso di condividere. smesso di condividere? Ah, sì, allora scusate. Ora vedete? Sì. Va bene, prima c'era quella domanda che mi avevate fatto, ora c'è questo. Sì, non ho scritto moltissimo. Allora, e poi richiediamo che questa funzione rispetti l'operazione del gruppo, cioè f di x asterisco y, e questo asterisco è l'operazione in A, asterisco in A, è uguale a f di x per f di y, diciamo asterisco f di y, e questa è l'operazione in B. Quindi la mia funzione rispetta l'operazione, si dice che F è un nomomorfismo, questa è la parola che si usa per questi, sarebbero isomorfismi di gruppi, si chiamano in questo modo, sarebbe omomorfismo. Quindi esiste un'unica F che ha queste tre proprietà, manda il punto diverso da zero in un punto assegnato, è un omomorfismo ed è monotono. Monotono vuol dire che è o crescente o decrescente. Diciamo, se voi mettete qui che M, se ci mettete che M è maggiore dell'elemento neutro di B, c'era l'elemento neutro di A, allora diciamo potete metterci crescente. Noi l'abbiamo fatto così, mi pare. Ok? Esiste un'unica funzione e queste proprietà dicono che F è un isomorfismo di questi gruppi ordinati, perché preserva sia l'operazione sia l'ordinamento del gruppo. Okay? Quindi questo si potrebbe chiamare un isomorfismo di gruppi ordinati. E se i gruppi sono totalmente ordinati, densi e continui, questo isomorfismo è unico una volta che io ho fissato un punto. Cosa significa? Che i gruppi totalmente ordinati, densi e continui, con almeno due punti, se voi fissate lo 0 e fissate un altro punto, sono tutti tra di loro indistinguibili e sono sostanzialmente l'insieme dei numeri reali. D'accordo? Questo stiamo dicendo.
Quindi l'insieme dei numeri reali è unico, è l'unico insieme che ha queste proprietà a meno di isomorfismi. Ma la cosa interessante che abbiamo fatto la volta scorsa è che una volta che voi avete l'insieme dei numeri reali, che ha queste proprietà, e questo insieme esiste perché si può costruire, l'abbiamo fatto con un po' di fatica, ma uno potrebbe anche, diciamo, darlo per assioma, potremmo anche decidere che noi vogliamo a tutti i costi che questo insieme esista e andiamo oltre. Quindi questo, supponiamo che esista almeno un esemplare, no, di questi gruppi totalmente ordinati, densi e continui, lo chiamiamo R, insieme dei numeri reali. E però osserviamo che se noi prendiamo R più, diciamo, osserviamo che la proprietà di isomorfismo ci permette di definire la moltiplicazione, perché appunto se applicate il teorema di isomorfismo a R, a due coppie di R, però con due numeri diversi, mandate l'unità in un punto M, quello che ottenete è la moltiplicazione per M. Diciamo, questa linea la state riscalando e mantiene tutte le proprietà che abbiamo detto. Quindi la moltiplicazione si può definire volendo tramite questo teorema. Una volta definita la moltiplicazione, vi accorgete che l'insieme dei reali positivi anche lui è un gruppo totalmente ordinato, denso e continuo rispetto alla moltiplicazione invece che all'addizione. Quindi qui avete l'addizione e qui avete la moltiplicazione, e di nuovo questo insieme ha le stesse proprietà. Quindi è isomorfo a R con un isomorfismo che mette in corrispondenza l'addizione con la moltiplicazione. E questa è la funzione esponenziale. Quindi quando voi scrivete una funzione, un isomorfismo da R come gruppo additivo a R più come gruppo moltiplicativo, fissate un punto A in R più, quindi maggiore di 0, diciamo anche per un attimo maggiore di 1, come prima, no? Maggiore dell'elemento neutro, perché l'elemento neutro in R più con la moltiplicazione è 1, 0 non c'è neanche. E se fissate A maggiore di 0, questo isomorfismo non è altro che quello che manda x in A elevato alla x. E la proprietà di omomorfismo è la proprietà che, diciamo, che caratterizza l'esponenziale, cioè che A alla x più y, la funzione, l'omomorfismo applicato a una somma nel gruppo di partenza, è uguale al prodotto dei valori in arrivo, perché in arrivo l'operazione di gruppo è il prodotto, quindi a alla x per a alla y. Poi abbiamo detto che questa è la seconda proprietà. La prima proprietà è semplicemente che a elevato alla 1, no? Se decidiamo che l'1 va in A elevato alla 1 è uguale ad A, che è un'altra proprietà che caratterizza l'esponenziale. E la terza proprietà è che se A è maggiore di 1, A alla x è crescente. X che va in A alla x è crescente. Ora, in realtà, addirittura strettamente crescente, diciamo, uno può dire che esiste un unico isomorfismo con queste proprietà. Esiste un unico crescente, e poi può anche dimostrare che in realtà è strettamente crescente per la proprietà di gruppo, sostanzialmente. Non c'è niente di complicato. E ora cominciamo a vedere le proprietà delle potenze, la proprietà dell'esponenziale e la proprietà delle potenze. E quindi diciamo così, innanzitutto vorrei dirvi, conviene da subito memorizzare il grafico di questa funzione, perché è una funzione importante. Ecco, se volete, prima di disegnare il grafico di questa funzione, anche delle funzioni lineari, anche la moltiplicazione sarà banale, penso, per molti di voi, ma ora vogliamo disegnarne il grafico. Ma per poter anche un po' esprimere le proprietà di queste funzioni, introduciamo dei concetti che abbiamo sostanzialmente già in realtà già introdotto con un po' più di dettaglio, quindi definizioni sulla monotonia delle funzioni. Monotonia, cioè introduciamo una terminologia in maniera un po' più, se vogliamo, dettagliata. Vogliamo dire che cosa vuol dire che una funzione è crescente, strettamente crescente, decrescente, strettamente decrescente, perché ora useremo questa terminologia di continuo a partire dalle funzioni elementari e poi quando faremo lo studio
lo studio del grafico di una funzione si userà questa terminologia. Quindi se f va da A in B, a noi interesserà quando A è un sottoinsieme di R e B di solito sarà proprio tutto l'insieme dei numeri reali, quindi funzioni definite sui numeri reali, su un sottoinsieme eventualmente di numeri reali, a valori nei numeri reali o se volete in un sottoinsieme dei numeri reali che è lo stesso. Quindi pensate pure a funzioni reali di variabile reale, ma in realtà per definire la monotonia quello che mi interessa è solo l'ordinamento, cioè questi potrebbero essere semplicemente degli insiemi ordinati. Allora cosa dico? Che diremo che F è crescente se, e qui sarà sempre per ogni x, xy appartenente ad A, succede che cosa? Che se x è minore o uguale di y, allora F di x è minore o uguale di F di y. Quindi una funzione è crescente se preserva la disuguaglianza, le disuguaglianze larghe. Ovviamente, se invece del minore uguale ci mettete il maggiore uguale, vale la stessa cosa. Basta scambiare x e y, cioè se invertite queste due disuguaglianze entrambe, la cosa è equivalente. Quindi crescente, diciamo, la funzione si chiama crescente perché l'idea è che se io ho un x e lo faccio aumentare fino a y, perché x è minore di y, quindi faccio aumentare la x, allora aumenta anche il valore f di x, cioè f di x aumenta e diventa f di y che è maggiore o uguale. Osservate però che, almeno per come le definiamo noi, una funzione crescente, in arrivo ci può essere l'uguaglianza, cioè una funzione per esempio che assume sempre lo stesso valore. La chiameremo crescente, cioè è crescente per noi, anche se è un po', diciamo, fuorviante la terminologia. Ok? Ci teniamo questa terminologia. Potreste, se vi dà fastidio, potreste dire debolmente crescente. Debolmente crescente, ma per noi, io quando dirò crescente, intendo debolmente crescente, cioè intendo che se io aumento la x, il valore della funzione potrebbe anche rimanere uguale, d'accordo? Se invece voglio dire che c'è effettivamente una stretta monotonia, dirò che la funzione è strettamente crescente. Quindi diremo che f è strettamente crescente se, sempre per ogni x, y nell'insieme, quando x è strettamente minore di y, allora f di x è strettamente minore di f di y, cioè la funzione strettamente crescente mantiene le disuguaglianze strette, che è leggermente diverso, no? Per quello che vi ho detto prima. Se x fosse uguale a y, ovviamente non ci può essere la disuguaglianza stretta, perché se x è uguale a y, f è univoca, quindi f di x sarà uguale a f di y. Quindi diciamo, se x è uguale a y, certamente f di x uguale a f di y significa che qui non ci posso mettere l'uguale se voglio avere qui la stretta disuguaglianza e significa anche che qui sopra invece ce lo potevo anche togliere l'uguale, cioè nella definizione precedente in partenza che sia minore o che sia minore uguale è la stessa cosa perché con l'uguale qualunque sia la funzione certamente si ottiene l'uguale in arrivo, d'accordo? Quindi la monotonia larga. Potreste metterci anche il minore stretto in partenza, il minore uguale in arrivo, monotonia stretta, minore stretto in partenza, comunque qui ce lo rimettiamo, minore stretto in arrivo, d'accordo? E ovviamente se una funzione è strettamente crescente, preserva la disuguaglianza stretta, il minore, ma preserva anche il maggiore, cioè se x è maggiore di y, li scambiate e ottenete che f di x è maggiore stretto di f di y. Quindi se invertite entrambe le disuguaglianze la cosa è equivalente. D'accordo, allora analogamente diremo che f è decrescente e qui insomma seguiamo l'intuizione se inverte le disuguaglianze larghe, quindi se x è minore o uguale di y, f di x invece è maggiore o uguale di f di y, inverte le disuguaglianze larghe, f è strettamente
decrescente se inverte le disuguaglianze strette, f di x maggiore stretto di f di y. Quindi vi ho detto, in partenza potreste anche mettere sempre x minore stretto di y, dappertutto, se preferite, se vi è più semplice da ricordare. In arrivo la disuguaglianza, ci sono tutte le quattro possibilità, disuguaglianze larghe e strette in un verso o nell'altro. E avete quindi quattro definizioni. Sì. Cioè, entra anche nella definizione Una funzione costante è sia decrescente che crescente, anzi, per me questa è una definizione. Diremo che f è costante, si potrebbe dire o in questa maniera, se x e y sono qualunque, ma potreste metterci se volete anche x minore di y, tanto non cambia niente, per ogni xy, f di x è uguale a f di y. Tutti i valori, cioè, c'è un solo valore, insomma, la mia funzione assume un unico valore e in tutti i punti assume quello stesso valore. Se volete mantenere, diciamo, come dire, la tabella, potreste anche metterci x minore di y implica f di x uguale a f di y, perché tanto se x è uguale a y, questo è ovviamente sempre vero, e se li scambiate, li potete scambiare per ottenere tutte le possibilità. Quindi questo ce lo potete mettere oppure no. E f costante, potete anche dire che sono le funzioni costanti sono quelle contemporaneamente crescenti e decrescenti. D'accordo? Ovvero. Scusi un attimo, Sì? dove ha scritto f è costante? Nella prima parentesi è x minore di y o x incluso in y? Non capisco. Minore, minore. Minore, Ok, c'è l'angolo. È decrescente. Ok, x e y sono numeri reali e d'ora in poi non pensiamo più che siano insiemi di qualche cosa. Sono numeri reali, quindi l'inclusione d'ora in poi non avrà più senso sui numeri reali. Se invece f, diremo che f è monotona, ok? Se è crescente o decrescente. Cioè, è utile avere una terminologia, la stavo utilizzando anche prima nel teorema di isomorfismo, per una terminologia che si applica sia alle funzioni crescenti che quelle decrescenti. Cioè, non mi interessa se crescono o decrescono, ma mi interessa che una delle due proprietà sia vera. Osservate che una funzione può non rientrare in nessuna di queste categorie. Cioè, se una funzione non è crescente, non è detto che sia decrescente, perché potrebbero esserci dei punti in cui cresce e dei punti in cui cala. Una funzione che oscilla non è né crescente né decrescente. Quindi dire che è monotona, non è una banalità. Non tutte le funzioni, sono crescenti o decrescenti, d'accordo? La monotonia è una proprietà abbastanza forte. E f è strettamente monotona. Se è strettamente crescente oppure strettamente decrescente. Ok, quindi come vi dicevo c'è una terminologia, beh, è un po', ci sono diversi concetti, però insomma, quante definizioni abbiamo fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concetti. Che però diciamo, si ricostruiscono uno dall'altro anche con l'aiuto dei nomi che hanno, no? Quindi non dovrebbe essere complicatissimo, e sono però concetti importanti, quindi diciamo, queste definizioni vanno sapute. Prof, Sì. scusi, no, vorrei un attimo un chiarimento. Quindi una funzione monotona, cioè nel senso una funzione quando è costante non è monotona. Sì, è monotona, è monotona. La funzione Ok. costante è contemporaneamente crescente e decrescente, e quindi è crescente o decrescente, perché questo o è sempre, diciamo, è sempre inclusivo, può anche Ok. essere tutte e due, quindi la funzione non è un o esclusivo. Sì, se volete questi sono proprio connettivi logici, congiunzione e disgiunzione logica, e la disgiunzione è inclusiva. Quindi la funzione crescente, la funzione monotona, ha fatto bene a chiederlo, è certamente
Scusate, la funzione costante è monotona, non è strettamente monotona, quantomeno se il dominio ha almeno due punti, perché potrebbe uno anche pensare a una funzione il cui dominio ha un solo punto o zero punti, che in questo caso questa funzione avrebbe tutte queste proprietà. Però sarebbe un caso degenere, diciamo. D'accordo? Quindi introduciamo questa terminologia e poi insomma ci torneremo quando faremo le derivate, insomma vedremo come la derivata è legata alla monotonia di una funzione. Per adesso usiamo proprio la definizione. Ok, allora prima di arrivare alle potenze, vorrei parlarvi oggi delle potenze, però magari parliamo anche delle funzioni lineari, che sono una cosa abbastanza semplice, ma per completezza lo facciamo. Cosa sono le funzioni lineari? Sono le funzioni da R in R, F da R in R, del tipo F di x uguale mx più q. Ok? Questa è una funzione lineare. Cosa dobbiamo sapere di queste funzioni lineari? Non so, io penso che vi potete fidare, sono cose che sapete, si potrebbe, tutto quello che dico si potrebbe facilmente dedurre, insomma, ma se voi disegnate il grafico di una funzione lineare, vi ricordo che cos'è il grafico di una funzione? Il grafico di una funzione è l'insieme delle coppie xy, coppie, la x sta nel dominio della funzione, la y sta nel codominio, quindi questi sarebbero nel nostro caso in R per R. Tali che y è uguale a f di x. Ok? Per esempio, quali sono i punti del grafico di questa funzione? Se x è uguale a 0, f di x, f di 0 è uguale a q. Quindi il punto 0q, questo, diciamo se questo fosse q, se q è positivo, sta da questa parte, è un punto del grafico. Dopodiché, f di 1, per esempio, f di 1 è m più q, quindi se io aumento la x di 1, la funzione arriva a m più q. Vuol dire che l'incremento, questo piccolo incremento, è m, incremento unitario. D'accordo? Quindi, e questo si ripete, questa funzione è lineare nel senso che appunto, come si potrebbe dire? F di x, f di x2 meno f di x1 è uguale a m volte x2 meno x1. Cioè vuol dire che noi abbiamo visto che se io mi vado da 0 a 1 la funzione aumenta di m, ma anche se vado da 1 a 2 la funzione aumenta ancora di m. Quindi aumenterà ancora di m, ma in generale se vado da x1 e x2 aumenta di m volte x2 meno x1. Quindi diciamo questi punti geometricamente sono tutti allineati, stanno su una retta, su una linea retta, e qui, da qui viene il nome di funzioni lineari. Okay? Quindi il grafico di queste funzioni è una retta e il coefficiente, diciamo questo q, credo che si chiami intercetta. A volte si chiama così, intercetta è il punto in cui questa retta incontra l'asse delle y, qui c'è x, qui c'è y, e il coefficiente m si chiama pendenza ed è proprio la pendenza di questa linea, dove pendenza è un significato non solo matematico, diciamo matematicamente è quello che vi ho detto, la pendenza vi dice quanto aumenta il valore della mia funzione all'aumentare della x. Questo si potrebbe scrivere come delta f, l'incremento della funzione, è uguale a m volte per l'incremento della variabile x. Ok? Si potrebbe scrivere anche così. E quindi m è quello che si chiama il rapporto incrementale delta f su delta x, quantomeno quando l'incremento è diverso da zero, questo si può dire.
Vi dicevo che M si chiama pendenza ed è un termine tecnico che chi ha fatto la patente dovrebbe conoscere, nel senso che è proprio la pendenza quella delle strade, cioè quella che è indicata nei cartelli stradali. Quando voi vedete questo cartello, quando vedete questo cartello, e qui c'è scritto 30%, 30%, per cento significa, secondo me, il modo migliore per capire le percentuali, 30% significa 30 diviso 100. Quella barra e quei due zeri mi ricordano che questa è una divisione per un numero con due zeri, cioè 100. E questo è proprio m, la pendenza di una strada. 30% significa che se io avanzo di 100 metri, la quota sul livello del mare aumenta di 30 metri. Quindi questa è esattamente la pendenza. 30% mi sa che è un po' esagerata come pendenza. Non mi ricordo i cartelli stradali che numeri riportano. 10 forse. 10 è già una pendenza abbastanza ripida. D'accordo? A proposito di questo cartello, giusto così per curiosità, questa indicata in questo cartello è una salita o una discesa? Una salita. E perché uno capisce che è una salita? C'è anche l'altro cartello, di discesa pericolosa, che è fatto così. Come mai noi capiamo immediatamente che il primo è una salita e il secondo è una discesa? Perché noi, perché diciamo si interpreta da sinistra verso destra? Perché noi andiamo in avanti, in realtà andiamo in avanti, andiamo perpendicolarmente al cartello, quindi non ci stiamo muovendo né a sinistra né a destra, ci stiamo muovendo in una direzione esattamente perpendicolare al cartello, quindi è puramente, è una convenzione, no? E questa è pura convenzione. Come mai abbiamo questa convenzione e ci viene molto naturale? Perché si scrive da sinistra verso destra, esattamente. Quindi, chi lo sa se chi scrive da destra a sinistra usa cartelli diversi, non me lo sono mai chiesto questo. Va bene, per dire che la stessa convenzione ce l'abbiamo anche quando disegniamo i grafici di funzioni. Cioè noi per convenzione l'asse delle x lo facciamo verso, lo sto facendo al contrario, per così per voi è dritto, verso destra. Okay? La x aumenta per convenzione verso destra. La y per convenzione aumenta verso l'alto. Anche questa è una convenzione, probabilmente perché le cose più alte ci sembrano più grandi, quindi diventano maggiori. Okay? Però è una pura convenzione. Per esempio, nei computer spesso la y è rivolta verso il basso, proprio perché la scrittura in realtà va verso il basso. Si scrive da sinistra a destra e dall'alto in basso. Per cui spesso in molti sistemi di riferimento utilizzati al computer, l'asse delle y è rivolto verso il basso. Per dire che queste sono tutte convenzioni, anche il concetto di funzione crescente, se io disegnassi l'asse delle x rovesciato, avrei una funzione, diciamo, che mi sembrerebbe, diciamo, decrescente. Questa retta che ho disegnato, io dico, interpreto che è crescente perché la guardo da sinistra verso destra. All'aumentare della x, aumenta la y. D'accordo, allora quello che vi volevo dire è che se m è positivo, questa funzione è crescente. Se m è positivo, f è crescente. Ah, scusate, sto scrivendo in rosso. Se m è negativo, f, anzi, se volete, strettamente. Strettamente crescente. Se f è negativo, f è strettamente decrescente. Se m uguale a 0, f è costante. Quindi vi fate degli esempi. Una funzione con m negativo potrebbe avere questo grafico. La funzione con m costante. Qui q è positivo, ma q potrebbe anche essere negativo. Okay, indipendentemente da m, per esempio una funzione costante potrebbe avere questo grafico qui. Facciamole in un altro colore, queste rette.
questa è decrescente, la funzione costante potrebbe per esempio essere questa, in questo caso Q è negativo, ma insomma Q è molto facile da interpretare. Va bene? Se m è maggiore o uguale di 0 la funzione è crescente, se m è minore o uguale di 0 la funzione è decrescente, non sto ad aggiungerlo. In ogni caso questa funzione è monotona, se m è diverso da 0 è strettamente monotona, ok? Quindi abbiamo fatto tutte le possibilità. Va bene, non c'è molto, molto altro da dire per le funzioni lineari, io assumo che voi le sappiate disegnare, sapete trovare una funzione lineare che passa da due punti, vuol dire che assume due valori assegnati, in due punti assegnati, ed è quello che studierete a geometria. Diciamo, beh, un caso importante è se Q è uguale a 0, se Q è uguale a 0 si dice che F è lineare omogenea. Qui c'è un po' diciamo, di differenza forse con quello che farete nel corso di geometria o che forse avete già fatto. Avete fatto l'applicazione lineare a geometria? Ecco. L'applicazione lineare per noi sarebbe lineare omogenea, cioè le applicazioni lineari di geometria hanno anche la condizione che F di 0 è uguale a 0, perché se Q è uguale a 0, F di 0 è uguale a 0 e vale la proprietà che F di t volte x è uguale a t volte f di x, che è la linearità che voi, la definizione di linearità che voi avete nel corso di geometria. Voi avete che diciamo, la funzione lineare è una funzione che è additiva, in effetti, a geometria vi viene definita così, se vi ricordate, f è additiva, quindi f di x più y uguale f di x più f di y, e omogenea, questa sarebbe una proprietà di omogeneità. L'omogeneità in realtà potrebbe avere un esponente qui, alfa, quindi questa è una 1-omogeneità, un'omogeneità con un esponente 1 che corrisponde alla linearità. Ok, quindi se Q è uguale a 0, questa è proprio una funzione lineare omogenea che, detto in altri termini, è equivalente a dire che è additiva e omogenea. E qui, se volete, vi metto questa pulce nell'orecchio perché me l'avete chiesto la volta scorsa. Esistono funzioni additive che non sono lineari? E la risposta è sì, esistono funzioni additive che non sono lineari, però è molto difficile da dimostrare. D'accordo? Quindi non so se vi volete porre la questione, è molto difficile, ma in realtà l'additività non è sufficiente a garantire la linearità. Va bene? Infatti il teorema di isomorfismo ci dice proprio questo, ci dice che l'unicità, per avere l'unicità vi serve la proprietà, l'additività è necessaria, il valore in un punto per fissare, diciamo, le idee. E poi voi potete scegliere o questa proprietà di omogeneità oppure la monotonia, cioè se voi mettete additiva e monotona, allora sì che è unica e diventa anche omogenea. Quindi questa seconda proprietà è importante, ma può essere sostituita con la monotonia. Quindi se voi cercate di capire come può essere fatta una funzione additiva ma non lineare, questa funzione non sarà monotona, sarà molto molto brutta. E, come vi dicevo, è complicato da dimostrare che esistono e è necessario usare l'assioma della scelta per trovare esempi di funzioni additive ma non lineari. E questi esempi, tra l'altro, poi magari ci ritorneremo, si portano dietro degli esempi paradossali che poi andremo a vedere. Comunque, per noi la funzione lineare è questa, il suo grafico è una bella retta, continua, diremo. Cresce monotona, e penso che abbiamo detto tutto sulle funzioni lineari. Fate molta, diciamo, molta attenzione al coefficiente m, la pendenza, perché questo sarà il prototipo di derivata di una funzione. La derivata di una funzione, insomma, lo faremo, ma già da ora conviene legare i due concetti. La derivata mi dà la pendenza, no, istantanea nel grafico di una qualunque funzione. In questo caso la pendenza è costante,
il rapporto incrementale è costante e questa è m sarà la derivata di questa funzione. Quindi è bene già da subito, diciamo, legare questi due concetti. E quindi passiamo alle potenze, esponenziale e potenza. Allora, dobbiamo riprendere un attimo la funzione esponenziale. Qualche cosa vi ho detto la volta scorsa, però vorrei, diciamo, mettere qualche dettaglio in più. All'inizio della lezione abbiamo detto come si definisce a alla x, è definito per, innanzitutto l'abbiamo definito per a maggiore di 1 e x qualunque, numero reale. E conviene subito, diciamo, memorizzare il grafico di questa funzione che ha questa forma: a alla 0 fa 1, quindi passa da 1, questo è il punto 1. Poi abbiamo detto che è crescente, anzi strettamente crescente, e lo capiremo meglio più avanti, ma questa funzione cresce molto velocemente, quindi io la disegno in questa maniera. Andando con le x negative, cala, se vado all'indietro, una funzione crescente, se vado in avanti, se vado in avanti cresce, ma se vado all'indietro ovviamente cala. E noi sappiamo che l'esponenziale ha valori in r più, quindi ha sempre valori positivi, quindi cala, ma non potrà mai diventare 0. E quello che capiremo più avanti, ma conviene da subito memorizzarlo, è che questa funzione si avvicina. Beh, in realtà lo sappiamo, è un isomorfismo, quindi assume tutti i numeri, assume tutti i valori positivi, quindi deve avvicinarsi arbitrariamente a zero. Tutti i valori positivi vengono raggiunti da questa funzione. Okay? Quindi questo è il grafico. Se a è maggiore di 1, questo è y uguale a elevato alla x. E cosa succede se a è minore di 1? Si potrebbe, diciamo, estendere il teorema di isomorfismo che vi dice che nel caso in cui il punto di arrivo sia minore dell'elemento neutro, vale tutto uguale, solo che la funzione invece di essere strettamente crescente è strettamente decrescente. Si potrebbe facilmente dimostrare questo in astratto, oppure semplicemente voi, se avete definito a alla x quando a è positivo, definite 1 su a alla x. Un modo naturale è definirlo come a alla meno x. Ok, si potrebbe dare questo per definizione. Perché questo? Perché a alla meno 1 è uguale, questo vale, se hai, diciamo, se c'è la proprietà di omomorfismo, a alla meno 1, se voi lo moltiplicate per a alla 1, questo vi dà a alla 1 meno 1, che è a alla 0, che è 1. Quindi vuol dire che a alla meno 1, questo vi dice che a alla meno 1 è l'inverso moltiplicativo, cioè il reciproco di a alla 1. Quindi 1 su a non è altro che a elevato alla meno 1. E se vogliamo che valga la proprietà della potenza ripetuta, che tra l'altro ora magari vi dico un attimo come si dimostra, almeno l'idea di come si dimostra, è naturale che questo sia a elevato alla meno x. Quindi questa è una definizione naturale, ma è la stessa cosa che trovereste ripetendo il teorema di isomorfismo con a minore di 1. Cosa significa questo? Che se a è minore di 1, allora se a è maggiore di 1 avete il grafico blu, se a è minore di 1 avrete un grafico rovesciato, fatto così. Ok, questo è a minore di 1. D'accordo? In particolare, il grafico di a alla x e il grafico di 1 su a elevato alla x sono proprio uno simmetrico dell'altro rispetto all'asse delle y. Va bene? Se la base è reciproco, ottengo proprio una simmetria sull'asse delle x. Come in questo disegno sono in effetti, sembra che siano simmetrici questi due grafici. Ok, questo è quello che possiamo dire sui grafici, quindi stretta monotonia. Se a è uguale a 1, se a è uguale a 1, l'unica maniera sensata di definire 1 alla x è dire che vale sempre 1. Anche questo è un omomorfismo di gruppi, ma non è più iniettivo, quindi non è un isomorfismo.
sarebbe la funzione costante. Non ci interessa più di tanto, ma è un caso, facciamolo in viola. Sarebbe questa la funzione costante. D'accordo, allora vi dicevo, vorrei dimostrarvi, almeno dare l'idea delle proprietà. Noi abbiamo le proprietà caratterizzanti le potenze, quindi quelle che abbiamo scritto prima. Da queste si possono dedurre, quindi voglio dirvi, un po' ve l'ho accennato la volta scorsa, come si dimostrano queste altre proprietà, che A alla x alla y è uguale a alla x per y, e che A per B alla x è uguale ad A alla x per B alla x. Queste sono proprietà delle potenze o dell'esponenziale che voi sapete, e dovete, se, diciamo, se avete dei dubbi, dovete scioglierli. Insomma, queste vanno certamente sapute. Dovete sapere gestire delle espressioni con gli esponenziali. Quindi se non avete fatto a scuola superiore molti esercizi su come si trattano, no, le espressioni con la funzione esponenziale, come si possono maneggiare utilizzando tutte queste proprietà, beh, vi consiglio di farli, perché noi, insomma, ci capiterà di usare queste proprietà, quindi faremo degli esercizi, ma indirettamente, non facciamo esercizi solo su questo. Anche se magari nel test, ecco, nel test magari qualcosa potrei mettervelo, nel test settimanale. Vi dicevo, come si dimostrano queste proprietà? Beh, in realtà è piuttosto elegante. Cioè, facciamo il caso A maggiore di 1, facciamo la prima, per esempio, 1. Facciamo solo il caso A maggiore di 1, poi una volta che uno fa il caso A maggiore di 1, il caso A minore di 1, a seconda di come l'avete definito, viene di conseguenza. Ma l'idea è che la funzione f di x, o anzi, diciamo f di y, f di y, a, quale prendiamo? A alla x per y, la funzione che sta sul lato destro. Penso che x sia fissato e la faccio variare y. Beh, mi accorgo che f soddisfa le proprietà di isomorfismo, cioè f di, non so, y più z, quanto fa? A alla x per y più z, e questo è a alla xy più xz. Proprietà distributiva della moltiplicazione, e ora la proprietà, diciamo, di omomorfismo dell'esponenziale mi dice che questo è a alla xy per a alla xz, ma questo non è altro che f di y per f di z. Vi torna? Cioè, la funzione che c'è sul lato destro come funzione di y è in effetti un omomorfismo di gruppi. Ma noi sappiamo che c'è un unico omomorfismo nel momento in cui fissiamo il valore in 1. E quanto fa f di 1? F di 1 fa a alla x per 1, cioè a alla x. E allora, necessariamente per l'unicità, siccome c'è un unico isomorfismo di gruppi che ha queste proprietà, quell'isomorfismo, come l'abbiamo chiamato, f di y, l'abbiamo chiamato a alla x elevato alla y, cioè il valore in 1 elevato alla y è per definizione l'unico quell'unico isomorfismo che ha queste proprietà, quindi vale questa regola. Se volete, anche il 2 si fa allo stesso modo. Vedete che sul lato sinistro questa è un esponenziale, quindi il lato sinistro è l'unica funzione esponenziale che manda 1 in a per b. Basta dimostrare che anche il lato destro è una funzione, è un isomorfismo che manda 1 in a per b. Detto questo, questi due devono coincidere dappertutto perché c'è un unico isomorfismo con quelle proprietà. D'accordo? Quindi 2 si fa in maniera simile. E, va bene, dovete un po' fare attenzione ai casi A maggiore di 1, B maggiore di 1, ma se sugli appunti ci sono tutti i dettagli su questo. Ok, d'accordo, quindi questo ci permette di dire quel fatto che vi dicevo prima, cioè che A alla meno 1 è uguale a 1. Beh, no, questo l'avevamo già detto, è uguale a 1 su A, questo è vero comunque, ma diciamo il fatto che A elevato alla meno 1 elevato alla x fa effettivamente A alla meno x. Questo dipende dall'esponenziale ripetuto. Ok, allora la funzione esponenziale direi è a posto.
Oh, salvo il fatto che possiamo immediatamente dire qual è la sua funzione inversa, cioè il logaritmo. E questo si può fare di nuovo, si può fare in due modi, perché o noi abbiamo detto l'esponenziale è quell'unico isomorfismo dal gruppo additivo a quello moltiplicativo, beh, il logaritmo sarà l'unico isomorfismo dal gruppo moltiplicativo al gruppo additivo, ma è necessariamente la funzione inversa dell'esponenziale. Quindi potete dare due definizioni in due modi diversi che vi danno lo stesso risultato. Noi potremmo dire, diciamo anzi che il logaritmo è la funzione inversa dell'esponenziale, quindi logaritmo. Il teorema di isomorfismo ci dice che la funzione f di x uguale a alla x, f da r in r più, è bigettiva. Questo è un fatto assolutamente non banale, diciamo che sia bigettiva, ma viene da quel teorema che in qualche modo non abbiamo proprio fatto tutti i dettagli, quindi forse ora non vi è chiarissimo perché questo sia bigettiva. In realtà direi che uno dimostra l'iniettività, quello che uno dimostra immediatamente è che la funzione è iniettiva, poi come si dimostra che è bigettiva? In realtà in effetti si fa proprio questo, cioè si prende l'isomorfismo inverso, cioè io ho trovato, dimostro che un isomorfismo tra due gruppi totalmente ordinati, densi e continui, è una funzione iniettiva con la proprietà di omomorfismo, dopodiché se io faccio la stessa cosa all'inverso, trovo una funzione iniettiva all'inverso che non può che essere l'inversa di questa, quindi la bigettività in realtà viene proprio dal fatto che quel teorema si può applicare con i due gruppi scambiati, c'è un'operazione che va all'inverso e quella non può che essere per le proprietà di omomorfismo, non può che essere la funzione inversa, quindi il fatto che sia bigettiva in realtà viene proprio, diciamo, scambiando il gruppo di partenza col gruppo di arrivo. Comunque, diamola per buona, f è bigettiva, a è fissata, la funzione inversa si chiama, e quindi la funzione inversa, f alla meno 1, va da r più in r e si chiama il logaritmo. X va in log in base a di x, si denota con questo nome. Qual è il grafico? Ovviamente il logaritmo ha delle proprietà che vi invito insomma a ripassare se non ve le ricordate, che sono esattamente, se volete, o le proprietà di omomorfismo viste alla rovescia, ovvero le proprietà dell'esponenziale vista alla rovescia. Per cui il logaritmo, abbiamo detto, in effetti è un omomorfismo dai reali positivi con la moltiplicazione ai reali tutti con l'addizione, significa che il logaritmo in base a, quindi la proprietà caratterizzante è questa, che il logaritmo del prodotto, stavolta di x per y, è la somma dei logaritmi. Logaritmo in base a di y. Quindi questo viene perché questo è un omomorfismo, oppure semplicemente perché è l'inversa, la funzione inversa dell'esponenziale, quindi se x e y li scrivete in forma esponenziale, questa proprietà vi viene. Vi invito, insomma, a convincervi che questa viene facilmente. E quindi non stiamo a dimostrarlo, sugli appunti di nuovo ci sono tutti i dettagli. Poi cosa dovete sapere? Che il logaritmo di una potenza di x elevato alla y è uguale a y logaritmo in base a di x, anche questo viene, se volete, dalla proprietà della potenza ripetuta. Cos'altro dovete sapere dei logaritmi? Il cambio di base è piuttosto utile. Il logaritmo in base a di b è uguale al logaritmo in base c di b diviso il logaritmo in base c di a. Io questa come me la ricordo? Come me la ricordo, cioè i logaritmi in base diverse differiscono semplicemente per una costante moltiplicativa e questa costante, che cos'è? Il logaritmo della base. Diciamo che, non so, dal punto di vista mnemonico, B sta più in alto di A, qui, in questa, diciamo, scrittura, e qui B sta più in alto di A, e C è qualunque, basta che sia uguale sopra e sotto.
D'accordo, ma insomma provate a dimostrarli. Ora se io mi metto a dimostrare queste cose, poi tra l'altro rischio di perdermici, quindi dovrei guardare gli appunti, ma sono veramente elementari. Magari se poi avete dei dubbi li rivediamo assieme. Discendono dalle corrispondenti proprietà dell'esponenziale. Non so, vi viene in mente qualche altra proprietà che vi devo dire sui, dei logaritmi? Direi che sono queste. Diciamo logaritmo, beh, cose di base. Il logaritmo in base a di 1 è sempre uguale a 0, perché il logaritmo, essendo la funzione inversa dell'esponenziale, se volete, no? Come si diceva a scuola, il logaritmo in base a di b è quell'esponente che devo dare ad A per ottenere B. Ok, allora qual è l'esponente che devo dare ad A per ottenere 1? È 0, perché A alla 0 fa 1. Ok, quindi questo corrisponde è esattamente il fatto che A alla 0 è uguale a 1. E poi voi sapete che A alla 1 è uguale ad A, e quindi deducete che il logaritmo in base a di A stesso è uguale a 1. D'accordo. Tutte queste proprietà, i grafici al solito sono importanti, vanno saputi a memoria. I grafici del logaritmo, siccome è la funzione inversa dell'esponenziale, si ottengono prendendo il grafico dell'esponenziale e facendone la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Mi sembra che questo l'avevamo già detto. Vi dico un'altra cosa. Se voi vi ricordate il grafico, se qui avevamo x e y e prendiamo il grafico blu, quando a è maggiore di 1, il grafico dell'esponenziale è quello blu. Secondo me ci sono due modi utili per ricordarsi come si disegna il grafico della funzione inversa. E uno dei due, che è quello forse meno utilizzato, è che il grafico della funzione inversa è lo stesso grafico della funzione originaria se voi invertite gli assi. Quindi questo grafico blu che io ho disegnato è il grafico di x uguale logaritmo in base a di y. Okay? Questo stesso grafico, il grafico della funzione, coincide col grafico della funzione inversa se scambiate gli assi. Cioè voi potete o scambiare gli assi o scambiare, diciamo, le coordinate dei punti. Ma se lasciate fisse le coordinate dei punti potete scambiare gli assi. Quindi questo grafico blu è il grafico di x uguale logaritmo in base a di y. E se rimettete a posto gli assi, quello che si ottiene è una simmetria, come vi dicevo, rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Cioè dovete fare una bisettrice di questa curva blu rispetto a questa retta tratteggiata. Quello che ottenete, lo facciamo poi, lo riporto sotto, è una curva fatta così. Okay? La riportiamo ora nell'altro grafico, qui sotto. Quello che ottenete è una curva fatta così. In 1 vale 0, in A vale 1. È definita, ricordatevi che la funzione logaritmo è definita solo per le x positive, il dominio è R più, quindi le x positive, qui dietro non c'è niente. E i valori invece possono essere negativi. La funzione esponenziale mi dà valori sempre positivi e quindi mi restringe il dominio del logaritmo, ma la funzione esponenziale è definita su tutto R, quindi vuol dire che i valori del logaritmo possono essere sia positivi che negativi, come si capisce da questo grafico. Se A è maggiore di 1, la funzione è strettamente crescente. Se A è minore di 1, allora l'esponenziale con base minore di 1, meglio liberarsene appena possibile, trasformarlo in un esponenziale con base maggiore di 1, no? Passando al reciproco, ancora di più per i logaritmi. Non si è mai visto qualcuno che usa, almeno qualcuno che usa logaritmi con una base minore di 1, però diciamo si potrebbe fare. Quindi se per caso vi trovate un logaritmo con base minore di 1, ricordatevi che la funzione diventa decrescente e appena possibile invertite la base. Logaritmo in base 1 non si può fare perché la funzione 1 alla x si può definire, ma è costante, non è invertibile, e quindi logaritmo in base 1 certamente non si può fare.
quindi certamente A è diverso da 1 ed è maggiore di 0 come per l'esponenziale. Ok? Quindi in effetti questa curva rossa mettiamocelo anche A maggiore di 0. Quindi insomma, i logaritmi svolgeranno un ruolo molto importante, si assume che voi li sappiate trattare con tutte le proprietà che hanno e va bene, che discendono tutte in realtà dalla prima di queste, tutte le proprietà discendono dalla proprietà degli isomorfismi di questi gruppi. Ok, allora passiamo, se non avete domande sul logaritmo, sull'esponenziale, passiamo alle potenze, diciamo, che differenza c'è tra potenze ed esponenziali. È un po' ambigua la cosa, però di solito la funzione esponenziale, una funzione è esponenziale quando è, diciamo, una potenza dove varia l'esponente. Alla x. A è fissato, x varia, e in questi grafici io faccio, diciamo, A è fissato e sto facendo variare la x. Se invece tengo l'esponente fissato e faccio variare la base, quello si chiama potenza, d'accordo? Quindi sarebbe la funzione x, diciamo, elevato alla alfa, dove alfa è fissato, x va in x alla alfa, si chiama potenza. E quindi noi abbiamo definito le potenze quando, quindi per ora è definita se x è maggiore di 0 e alfa è un numero reale qualunque. Ora, noi però avevamo anche già definito un altro tipo di potenza, che era la potenza con esponente intero, x elevato alla n, che era, vi ricordate, la moltiplicazione ripetuta. Allora è il caso di verificare, di convincersi che coincidono queste funzioni. Perché coincidono? Perché se io faccio x elevato alla n con questa nuova definizione di esponenziale, questo è x elevato alla 1 più 1 più 1 n volte. E quindi per la proprietà, diciamo, di omomorfismo, questo è x alla 1 per x alla 1 n volte e quindi è la moltiplicazione ripetuta, x per x n volte. Quindi noi avevamo definito già x alla n come moltiplicazione ripetuta, ora abbiamo definito x alla alfa tramite la funzione esponenziale, la notazione è la stessa perché il risultato è lo stesso, coincidono queste due funzioni, d'accordo? Quindi se alfa è un numero naturale, questo coincide con la moltiplicazione ripetuta. Però osservate che in questo caso, quindi se alfa, in questo caso la funzione è definita anche quando x è negativo e anche quando x è 0. Quindi rimane una certa differenza. Io consiglio comunque di mantenere separate le due definizioni. Cioè la potenza definita tramite esponenziale che richiede che la base sia positiva e l'esponente può essere qualunque. E poi c'è la potenza definita come moltiplicazione ripetuta, per cui la base può essere qualunque, ma l'esponente deve essere, diciamo, naturale per adesso, e poi vedremo anche intero, cioè può essere anche negativo. Quindi se n è naturale, x alla n è definita per ogni x numero reale, quindi anche x minore o uguale di 0. Cosa che non succedeva per l'esponenziale, d'accordo? E va bene, però questa definizione non è così complicata perché meno x, quanto fa meno x alla n? Diciamo che x è positivo, quanto fa se io faccio l'opposto? Questo è uguale, a cosa è uguale? Ci sono due possibilità. Se n è pari, io sto moltiplicando numeri negativi un numero pari di volte, ogni due moltiplicazioni diventa positivo, quindi il risultato è positivo, è x alla n. Diciamo che x è positivo qui, o anche 0. Se io prendo meno x alla n e se n è pari, il risultato è uguale a x alla n.
cioè la funzione, come si dice, è pari, è simmetrica rispetto all'asse delle y. Viceversa, se n è dispari, io ho una moltiplicazione per un numero negativo in più e il risultato è meno x alla n. D'accordo? Questo vi dice che i grafici della funzione x alla n, che sono molto importanti, hanno due forme piuttosto diverse, se n è pari e n è dispari. Allora, se n è pari, lo facciamo in un colore, facciamolo in blu. Per esempio, pensate a x quadro, x per x. X quadro, dovete sapere che è un grafico fatto in questa maniera qui. Allora, la funzione potenza si può dimostrare quando x è positivo, diciamo definita proprio tramite esponenziale, si può dimostrare se, diciamo, quasi quasi ve lo lascio per casa, con le proprietà dell'esponenziale dimostrate che se... Dunque, se x è positivo, perché vogliamo poter definire l'esponenziale, e se alfa, cosa ci vuole? Alfa positivo, allora la funzione f di x uguale x alla alfa è, in questo caso dovrebbe essere, sì, strettamente crescente. Questo deriva dalle proprietà della funzione esponenziale. Però, insomma, se volete farlo così direttamente, alfa e x sono numeri reali, non sono interi in questo caso. Se sono interi, è più facile la cosa, ma se sono numeri reali, questo si può ricondurre alle proprietà della funzione esponenziale. Provate a farlo sugli appunti nel caso, se poi avete la curiosità, potete guardare, c'è scritto come si fa. Quindi, la funzione x alla n, quando x è positivo, è una funzione crescente, per cui l'ho disegnata qui in questo modo. E la forma, tutto sommato, è questa. Se n è pari, abbiamo detto che la funzione si chiama pari, nel senso che è una definizione, questa f di meno x è uguale a f di x. Questa per definizione si chiama funzione pari e corrisponde giustamente all'esponente pari nella potenza. Significa che i punti del grafico sono simmetrici rispetto all'asse delle y, quindi se la funzione è crescente sulle x positive, in realtà è decrescente sulle x negative e ha questa forma che assomiglia a una parabola. Se n uguale a 2 è una parabola e in qualche modo, se avremo tempo, dimostreremo, insomma, definiremo che cos'è una parabola geometrica e cercheremo di dimostrare che per n uguale a 2 questa è effettivamente una parabola. Se n è pari maggiore di 2, la forma è simile, sarà più o meno schiacciata, no? Voi dovreste anche capire in che modo si schiaccia se n è maggiore di 2. Proprietà che valgono in ogni caso è che in 0 vale 0, x alla 0 fa sempre 0, per definizione di moltiplicazione. No, cosa ho detto? No, ho sbagliato. 0 alla, scusate, 0 alla n fa sempre n, 0 alla n fa sempre n, x alla 0 fa 1. 0 alla n fa sempre 0, quindi questa curva passa da 0, 0. 1 alla n fa sempre 1, quindi questo punto è 1, 1. Per simmetria qui c'è meno 1 e questo è di nuovo 1. Quindi avete questi punti di riferimento e poi la curva è fatta in questo modo, se n è pari. Se n è dispari, diciamo, pensiamo a x elevato al cubo. X elevato al cubo, diciamo, se quella blu era n uguale a 2, sarà un po' più schiacciata qui e qui sarà un po' più grande. Ok? All'aumentare dell'esponente, se il numero è tra 0 e 1, più lo moltiplico e più diventa piccolo, quindi le curve si schiacciano verso 0 all'aumentare dell'esponente, ma se x è maggiore di 1, più lo moltiplico per se stesso e più il risultato diventa grande, quindi all'aumentare dell'esponente la curva cresce. Quindi in questo disegno la curva rossa, l'esponente rosso, sto pensando a 3, è maggiore dell'esponente blu. Ed è dispari, allora se è dispari, la funzione si dice, è dispari, nel senso dispari
nel senso che f di meno x è meno f di meno x è uguale a meno f di x, e questo significa che se c'è un punto qui sul grafico della funzione, se c'è un punto xy, c'è anche il punto meno x meno y, che è il simmetrico rispetto all'origine degli assi, e quindi questa curva sarà fatta all'indietro sui numeri negativi, si troverà nel terzo quadrante, è simmetrica, c'è una simmetria centrale rispetto all'origine. E cosa interessante, se l'esponente è dispari, la funzione è definita su tutto R, va da R in R, ed è strettamente crescente dappertutto. E ora vediamo che quindi anche è invertibile su tutto R, mentre la funzione pari non è neanche iniettiva, non è né iniettiva né suriettiva, lo è solo sui numeri positivi. D'accordo, allora prima di passare alle radici, vi sto dicendo che queste funzioni si invertono e le inverse si chiamano radici, no? Ennesime, ma prima di passare alle radici facciamo anche gli esponenti interi negativi. Quanto farà se l'esponente alfa appartiene a z, potrebbe anche essere negativo? Beh, io cosa dico? Che x alla meno n, diciamo che n invece è positivo, però prendo meno n, che diventa negativo, x alla meno n, se io voglio rispettare le proprietà delle potenze, è naturale che sia 1 su x alla n. Questo per definizione è 1 su x, che sarebbe x meno 1, elevato alla n, e elevato alla n lo potete mettere qui, oppure potete elevare tutto 1 su x, perché le proprietà delle potenze vi dicono che è la stessa cosa. Quindi questa è una definizione sensata. In che senso? Che se x è positivo, l'esponenziale vi dà questa proprietà. Abbiamo detto che l'esponenziale ha questa proprietà se x è positivo, ma noi possiamo estenderla anche nel caso in cui x sia negativo, se l'esponente è intero, questo ha senso, d'accordo? E quindi, come sono fatte queste funzioni? Bisogna prendere quelle di prima. Beh, innanzitutto qui x può essere, diciamo, può essere un numero reale qualunque, ma diverso da 0 perché sto dividendo al denominatore, cioè x alla n sta al denominatore, se x è uguale a 0, 0 alla n fa 0, quindi non potrei definirlo. Per cui se l'esponente è un numero intero negativo, la funzione x elevata a quell'esponente è definita come il reciproco di un prodotto ripetuto. D'accordo? E la funzione corrispondente cosa viene? Se n è pari, lo facciamo in blu, diciamo così, quando x uguale a 1, la funzione 1 alla n faceva 1, e quindi se faccio il reciproco rimane 1, passa da questo punto 1, 1. Ma ecco, uno dovrebbe capire come è fatto il grafico del reciproco. 1 su x, come è fatta? Beh, 1 su x per le proprietà della moltiplicazione. Se voi aumentate x, se x è positivo e aumentate x, 1 su x cala, d'accordo? Sono banali proprietà, diciamo, risolvete le disuguaglianze e dalle proprietà della moltiplicazione scoprite questo. In particolare 1 su x. 1 su x, diciamo che sarebbe una potenza dispari, meno 1, è fatta così, quando x è positivo, e siccome è dispari, quando x è negativo, c'è simmetria centrale, è fatta così. E non so se riusciremo a dirlo, in realtà non credo, ma è utile sapere che il grafico, se l'esponente è meno 1, il grafico di questa funzione è proprio un'iperbole equilatera. Ma se avete un numero dispari, un esponente dispari negativo qualunque, il grafico non sarà molto diverso, diventa più schiacciato, non è più simmetrico. Diciamo se l'esponente è 1, questo è simmetrico anche rispetto alla bisettrice, perché la funzione inversa di 1 su x è di nuovo 1 su x, è una funzione che è inversa di se stessa. Ma se prendete un esponente dispari qualunque, questo non sarà più vero, verrà più schiacciata per le x positive e meno schiacciata per le x. Scusate, più schiacciata quando x è maggiore di 1. Vabbè, comunque più o meno è questo. Se invece l'esponente è pari,
diciamo, facciamo un esponente pari più grande. Se è un esponente pari più grande, qui sarà più schiacciata, qui sarà meno schiacciata in certo senso, e invece che essere simmetrica rispetto all'origine, sarà simmetrica rispetto all'asse delle y. Passerà sempre dal punto meno 1, 1 e abbiamo questa curva qui. Quindi Prof, questo è n pari, sì? sopra c'è scritto che se alfa appartiene a z, ma non sta facendo riferimento a questo esempio. Se alfa appartiene a z, io sto pensando a x alla alfa, come è definita. Sì, allora, se alfa è un numero intero positivo, l'abbiamo detto prima, è x alla n. Però se n, altrimenti, x alla meno n, cioè potete pensare ad alfa uguale a meno n, alfa uguale a meno n con n intero, positivo stavolta. Un intero negativo è l'opposto di un numero naturale e quindi si ha questa definizione. Okay? Invece che scrivere alfa per mettere in evidenza il fatto che è un numero negativo, ci ho scritto meno n, così è più chiaro che è un numero negativo perché n l'ho scelto invece positivo. Ok, perfetto. D'accordo? Allora, di nuovo, anche questi grafici vanno saputi. Ora, questi sono, stiamo facendo funzioni elementari. Non ce ne saranno tantissimissime, diciamo, ce ne saranno. Penso che le abbiate già viste quasi tutte, poi vedremo magari qualche funzione che non avete visto alla scuola superiore, forse. Però bisogna, questi grafici vanno saputi, cioè avere in mente, come dire, appena vedete un'espressione tipografica, cioè vedete scritto una potenza, un esponenziale, un logaritmo, è utilissimo. Immediatamente avere una rappresentazione mentale del grafico, quantomeno, insomma, se avete, penso che questo sia valido, se avete una memoria un po' visiva, aiuta moltissimo perché vi ricorda, tutte le proprietà di monotonia, dove sono definite queste funzioni, poi vedremo i limiti che faremo, l'infinito, a zero, tutte queste proprietà le ottenete immaginando il grafico o disegnando il grafico se è necessario disegnarlo. Quindi non insisterò mai abbastanza nel fatto che questi grafici che abbiamo disegnato oggi, a partire dalle funzioni lineari, che sono sicuro non avrete problemi, ma l'esponenziale, logaritmo, potenze, li dovete saper disegnare e saper distinguere i casi base, maggiore o minore di 1, esponente positivo, negativo, eccetera, li dovete saper distinguere con facilità. Tutto sommato l'esponenziale è abbastanza semplice, è una funzione, la funzione esponenziale è una sola, questo grafico blu perché le basi saranno quasi sempre positive, ma scusate, maggiori di 1, e quello è quello che bisogna ricordarsi. Il logaritmo è una funzione, questa blu, e va ricordata. Le potenze uno tende di più a confondersi. Probabilmente io per ricordarmele penso ai casi più semplici, quindi x quadro la dovete sapere, è il prototipo di potenza con esponente pari, ma è anche il prototipo di potenza con esponente maggiore di 1, quando pensate alle potenze, con esponente non intero. E, va bene, x cubo è il prototipo di potenza dispari, e 1 su x è il prototipo di potenza con esponente negativo. Dopodiché tutte le altre saranno molto simili nei grafici. D'accordo? Allora, da quello che abbiamo detto, risulta nel complesso, quando è che x elevato alla y è definito? Perché la cosa, diciamo, abbiamo due definizioni che si sovrappongono di potenza. Abbiamo la potenza data come esponenziale e la potenza data come moltiplicazione ripetuta. Allora, se noi ci mettiamo, vogliamo, insomma, c'è un po' di ambiguità qui. Se avete una generica potenza, quindi due variabili, x alla base, y all'esponente, nel piano xy ora mi chiedo dov'è definita questa funzione. Allora abbiamo detto che come esponenziale è molto semplice, la base deve essere positiva, non c'è altra condizione, e y può essere qualunque. Quindi come esponenziale è definita su tutto questo semipiano. Qui è l'esponenziale.
D'accordo? Non è definita quando la base è uguale a 0. Quindi non so come rappresentarlo, ma voi queste righe non arrivano a 0. Non ho ricalcato di blu l'asse della scisse. Come potenza, facciamolo in rosso, come potenza è definita quando x è qualunque e l'esponente può essere. No, dunque, se l'esponente è un numero naturale è definita per x qualunque, quindi è definita per esempio qui, questo sarebbe x elevato alla 0, non è il grafico della funzione, questo è il dominio che sto disegnando. X alla 0 fa sempre 1, ma è definita. Osservate che io la definisco anche in 0, cioè 0 alla 0 per me fa 1. Okay? Come potenza ripetuta, questo abbiamo già visto che è utile e tornerà utile anche in futuro. È definita x con tutti gli esponenti interi positivi, quindi x alla 1, qui c'è 1, x alla 2 e così via. D'accordo? Ci sono queste righe che si estendono sulle x negative e anche sullo 0, anche quando x è uguale a 0. Nella parte in comune, rossa e blu coincidono, l'abbiamo già detto, dove sono definite in due modi diversi, le definizioni coincidono. Quando l'esponente è intero o negativo, bisogna escludere lo 0 perché sta al denominatore, quindi meno 1, escludiamo lo 0, ma è definita sia per x positivo che per x negativo, meno 2, ok? È definita in questo modo qui. Meno 1, meno 2, meno 3, eccetera. D'accordo? Quindi, per me, la funzione esponenziale è definita quantomeno in questi casi, ma ripeto, conviene sempre capire se siamo di fronte a una delle due definizioni. Diciamo, di solito non è che si mescolano più di tanto queste definizioni. L'esponente o è intero o non è intero e siamo in una delle due, di solito. Però è comodo usare la stessa notazione in entrambi i casi. In alcuni testi, credo anche il giusti, si dice che l'esponenziale è definito anche quando, se la base è negativa, quando l'esponente è razionale. Ma lì, ora vediamo, no? Usando le radici n-esime, si potrebbe definire x elevato alla p su q come la radice q-esima di x alla p, il che però pone una caterva di problemi e secondo me non è così utile come potrebbe sembrare. Quindi, se volete lo potete fare, cioè se voi mi scrivete meno 2 alla 1 terzo, io capisco che voi intendete la radice cubica di meno 2, però per me io cercherò di evitarlo, cioè se l'esponente è una frazione, perché poi la frazione dipende se il denominatore è pari o dispari, frazioni equivalenti danno risultati diversi, quindi non è definita in maniera veramente pulita, è un po' una definizione così di comodo, però penso che voi, diciamo, forse l'avete usata e potete usarla se volete. Io cercherò di non usare potenze frazionarie quando la base è negativa. E invece possiamo usare, in quei casi usiamo le radici, quindi parliamo, e abbiamo ancora 10 minuti, parliamo delle radici ennesime. Radici ennesime cosa sono? Noi abbiamo la funzione esponenziale la cui inversa è il logaritmo, perché diciamo se voi avete una potenza avete due inverse, potete invertire o rispetto all'esponente, allora ottenete il logaritmo, oppure se pensate che sta variando la base potete invertire rispetto alla base e allora ottenete la radice. Ok? Sono due concetti molto diversi, ma entrambi sono in certo senso funzioni inverse della potenza, dipende quale se è esponenziale o potenza. La radice ennesima è l'inversa della potenza ennesima. Quindi l'idea che cos'è? Qual è? Che se abbiamo detto che x alla n, se è crescente, anzi strettamente crescente, questo vi ho detto era l'esercizio che vi ho lasciato per casa. Se
x positivo. Ora lasciamo perdere per un attimo le x negative, perché sulle x negative, ricordatevi, se n è pari o dispari ho due comportamenti diversi, se n è pari è decrescente, se n è dispari è crescente, ma sulle x positive, che n sia pari o che sia dispari, la funzione è sempre strettamente crescente. Ok, n è un numero naturale diverso da 0. E questo direi che è un'affermazione corretta, sì, è strettamente crescente. Ed è invertibile perché osserviamo che semplicemente perché l'inversa è x alla 1 su n. Se io faccio x alla 1 su n elevato alla n, sapendo che la potenza ripetuta coincide con l'esponenziale, posso usare le regole dell'esponenziale. Questo è x alla n per 1 su n per n. 1 su n per n fa 1, quindi questo è x alla 1 uguale a x. Quindi vuol dire che elevare alla 1 su n è la funzione inversa di elevare alla n, d'accordo? Per cui definiamo la radice n-esima di x come x alla 1 su n se x è maggiore di 0. Va bene? Ok? Questo mi dice che la radice n-esima di x, definito in questo modo, è la funzione inversa di x alla n, quantomeno quando x è positivo. Se però, x è 0, diciamo, se x è 0, ci chiediamo, no? Noi vogliamo risolvere, noi stiamo cercando di risolvere y alla n uguale a x. Qual è quel numero che elevato alla n mi dà x? Questa è, diciamo, la domanda, no? L'equazione che risolve la radice n-esima. E se x è 0, questo numero è 0, se x uguale a 0. E se x è negativo? Se x è negativo, la questione, diciamo, si biforca, perché se n è pari, y alla n è sempre positivo, l'abbiamo detto prima. Quindi non ha soluzione questa equazione in y. Ora sto cercando le soluzioni in y, perché voglio scrivere y uguale alla radice n-esima di x. Le soluzioni in y, quindi sto cercando di invertire la potenza n-esima. Quindi se n è pari non è definita, non si definisce per le x positive. Se n è dispari, questo sarà meno x alla 1 su n se x negativo e n dispari. È non definito se x è negativo e n pari. D'accordo? Quindi la radice n-esima è la funzione inversa della potenza n-esima, ma se n è dispari, in effetti, fate la verifica, insomma, se n è dispari, la radice n-esima di x è la funzione inversa di x alla n su tutto l'asse reale, dappertutto. Se n è pari, torniamo al grafico, a questo grafico della potenza, ok? Il grafico della radice, qui abbiamo x, y. Il grafico rosso era il grafico di y uguale x alla n, ed è anche il grafico di x uguale radice n-esima di y se n dispari. Ok? Se scambiate gli assi, quello rosso diventa il grafico della funzione radice n-esima. Pensate alla radice cubica, per esempio. E se però tornate a scambiare gli assi, quindi fate la simmetria di questo grafico rispetto alla bisettrice, cosa vi viene fuori? Vi viene fuori un grafico fatto così. Dunque, in 1 vale 1, sempre, quindi sarà fatto così. Questo è y uguale radice n-esima di x, n dispari. È una funzione definita su tutto R, strettamente crescente, ed è l'inversa della potenza n-esima. Se però n è pari, succede una cosa un po' antipatica, che la funzione x alla n non è invertibile. Vi ricordate cosa significa invertibile? Significa iniettiva e suriettiva. Questa funzione non è né iniettiva né suriettiva.
Non è iniettiva perché se voi prendete una retta orizzontale, questa incontra due volte il grafico della funzione. Significa che ci sono due valori, che sono uno l'opposto dell'altro, x e meno x, in cui la funzione assume lo stesso valore. Allora, per renderla iniettiva, cosa facciamo? Dobbiamo scegliere uno di questi due punti. E quale scegliamo? Quello positivo, che è un po' più carino. E quindi noi invertiamo non tutto il grafico, ma invertiamo questa parte qui del grafico, la parte che sta nel primo quadrante. E questa funzione non è neanche suriattiva perché se io prendo una retta che passa a un'altezza negativa, il grafico blu non la incontra mai. Significa che io devo restringere sia il dominio che il codominio e li restringo entrambi ai numeri non negativi, quindi numeri positivi e anche lo 0, che 0 ci sta bene qui, lo 0 ci può andare, e quello che trovo è una funzione definita. Allora. Una funzione definita solo sulle x non negative, che assume valori non negativi e che ha questo grafico grosso modo. Dunque, l'avevamo fatta più grande, più piccola, beh, diciamo, insomma, non importa, avrà un grafico più o meno fatto così. Però l'ho disegnato veramente male, perché non riesco, diciamo, è un po' troppo vicino al grafico rosso, ma più o meno sarà fatto così. Allora, quando disegnate questi grafici, di nuovo ancora non possiamo saperlo, però è utile disegnarli già nel modo giusto. In zero questi grafici hanno pendenza verticale, sono proprio, no, la retta tangente vedremo è verticale in zero, questo va messo, è utile metterlo in evidenza, d'accordo? Perché in zero queste funzioni erano invece orizzontali. Ora, questo, per esempio, questo grafico che ho fatto in blu ricalcato sembra che abbia un angolo in zero, non c'è nessun angolo in zero, è bella liscia, tonda questa funzione e ha pendenza zero in zero. Questo lo conviene subito, no? Disegnarli subito nel modo giusto, anche se sono informazioni che scopriremo più avanti. Ok, quindi questo è y uguale a radice n-esima di x con n pari. Va bene? In particolare è bene sapere che la radice quadrata, o comunque una radice come si chiama, di ordine pari, non è la funzione inversa dell'elevamento al quadrato. Allora, la radice quadrata di x, tra l'altro si denota così, radice di x, lo sapete? Cioè il numerino, l'esponente, lo mettiamo solo se è diverso da 2, perché la radice quadrata si utilizza di gran lunga molto più di tutte le altre. E attenzione che radice quadrata di x al quadrato non è uguale a x, non sempre. Quando è che è uguale a x? Sto dicendo, la radice quadrata è la funzione inversa dell'elevamento alla seconda? Lo è solo quando x è positivo, perché è lì che noi abbiamo invertito la funzione. Altrimenti la funzione x quadra non è invertibile. Quindi questo solo se x è maggiore o uguale di 0. Mentre con le radici cubiche, o con qualunque radice di ordine dispari, questo è sempre vero. La radice n-esima di x alla n è uguale a x se n è dispari. Questo è sempre vero. E per ogni x, anche negativo. Ok, allora quanto fa invece la radice quadrata di x quadro? Fa due cose. X, abbiamo detto, se x è maggiore o uguale di 0. Ok, perché effettivamente la radice quadrata è la funzione inversa di x quadro se ci restringiamo alle x positive, ma se ci mettiamo una x negativa, cosa succede? Che meno x al quadrato è uguale a x al quadrato. E quindi questo mi dà sempre un risultato positivo, anche se x è negativo. Se x è negativo, io so che x quadro
è uguale a meno x al quadrato, ma ora meno x è diventato positivo e la radice di meno x quadro è uguale a meno x. Quindi viene meno x. Non so se vi torna, se x è negativo. E questa funzione si chiama valore assoluto di x. Valore assoluto perché quando x è positivo mi dà x stesso, che è positivo e rimane positivo. Se x è negativo ne cambio il segno e diventa positivo. Questo è sempre, sempre maggiore o uguale di 0. Ok? Attenzione che il valore assoluto di meno x non è detto che sia uguale a x, cioè il valore assoluto, un errore comune è pensare che il valore assoluto di un numero sia togliere il segno meno, se c'è un segno meno, ma il valore assoluto di meno x è uguale a x solo quando x è positivo, ma se x è negativo il valore assoluto di meno x è meno x. Quindi meno x, anche da questa definizione, vedete che meno x non è un numero negativo, non è detto che sia negativo, dipende se x è positivo o x è negativo. Quindi il valore assoluto si definisce per casi in questa maniera ed è quello che ottenete applicando la radice alla x quadro. Direi che ci dobbiamo fermare, mi sembra tra l'altro che ho detto sostanzialmente tutto e quindi va bene, ci fermiamo, fermo la registrazione e se avete delle domande veloci sono a disposizione.